Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come avete potuto notare sicuramente, c'è stata una massiccia manutenzione su FIFA 23 per due motivi. Sono stati aggiustati un pochino i server e soprattutto preparati per l'ingresso di alcune nuove modalità aggiunte con l'ultimo title update, il numero 9, la nuova patch che va a toccare un po' FIFA 23 e secondo me ad introdurre anche tutta una serie di aggiustamenti gameplay che mi hanno fatto tanto sorridere e piacere. Ma detto questo, mettiamoci subito comodi ed entriamo dentro a questo video perché abbiamo tanto di cui parlare ad analizzare. Eccoci dunque sul sito dei nostri amici di Footy Universe che hanno tradotto per noi l'aggiornamento e partiamo proprio da quelli che sono i cambiamenti fatti lato generale audio e grafica. Sono state apportate le seguenti modifiche, ovvero aggiunta la UEFA Women's Champions League alla modalità calcio d'inizio e ai tornei offline, sottolineo. Aggiunta la Nationals Women's Soccer League alla modalità calcio d'inizio, alle stagioni online e alle amichevoli, nonché al torneo. Aggiunti 4 nuovi club femminili, Real Madrid, Wolfsburg, Juventus e Eintracht Francoforte. Aggiornati alcuni kit, volti, biografie, tifo, crediti, loghi, bracciali, stemmini, tabelloni di sostituzioni, stadi, palloni, tabelloni pubblicitari, tatuaggi, accessori, trofei e bandieri per il campo, nonché aggiunte 10 nuove celebrazioni caratteristiche. Vabbè, quindi questo riguarda principalmente quello che è il comparto offline, specie per quanto riguarda il calcio femminile, anche se un domani mi piacerebbe avere magari una modalità femminile su Foot, giusto così per variare. Mentre per quanto riguarda i kit, ho storto un po' il naso perché usavo quel bel kit viola degli Orlando City, ma visto che è iniziata la nuova stagione in MLS l'hanno cambiato e non mi piace più. Ma va bene così. Veniamo però a quelle che sono le novità succose di gameplay. Io vi faccio uscire questo video dopo aver testato in live sul mio canale Viola, al solito, l'aggiornamento. Infatti vi faccio scorrere magari qualche clip delle cose più significative che ho notato di questa patch e vi dico. Prima modifica. I giocatori con archetipo Accelerate Explosive ora accelerano leggermente più velocemente durante le prime fasi quando viene richiesto uno sprint. Che cosa significa questo? Effettivamente i giocatori vanno a avere uno scatto un po' più marcato nelle prime battute della loro corsa, se explosive. Io adesso già lo so che vi scatenerete nei commenti, ma quindi adesso gli explosive sono più forti, i lang team li hanno nerfati, i controlled... Calma e gesso e andiamo ad analizzare. Cosa succede? I lengthy rimangono lengthy e rimangono forti. Nessuno ha detto in questa patch che i lengthy diventano scarsi. I giocatori controlled diventano scarsi? No, un Mbappé rimane pur sempre Mbappé, ti correrà sempre di più di un giocatore explosive. Un giocatore controlled che può diventare explosive, lo faccio explosive? Sì, perché adesso in scala gerarchica, come linea generale, io direi lengthy, explosive e poi controlled come stile di corsa. Quindi, effettivamente il riscontro c'è e vi lascio anche le immagini, in particolar modo lo potete benissimo vedere con Pelé, che con quel doppio passo, boom, movimento a lasciare sul posto il difensore, rimane proprio paralizzato, quasi sembra trapassarlo. Così come anche ho riscoperto un giocatore su PS5 come Eusebio, che onestamente mi sembra abbastanza rinato, anche Jairzinho, Neymar, questi giocatori così. Inoltre possiamo avvalerci anche di un altro esempio che è stato postato proprio sul Reddit della FIFA da parte degli sviluppatori. Quello che accadeva prima sul primo controllo, sul primo passo, era che gli explosive erano leggermente davanti, seguiti dai controlled e poi dai lengthy. Successivamente, con l'aggiornamento di oggi, guardate come la differenza in termini di spazio guadagnato è più marcata e agli explosive sembra quasi essere stata aggiunta quell'animazione che fanno i lengthy, che abbassano la spalla e tirano a testa bassa, che vedrete che effettivamente è così. Seguiti poi a ruota dai controlled e poi dai lengthy. Lengthy che iniziano ad arrivare dopo perché chiaramente sono giocatori che sul lungo guadagnano. È normale che se mettete a parità di velocità per assurdo Bolt e Messi, Bolt ti recupera se fai 200 metri, se fai 10 metri magari Messi ti arriva davanti perché un brevilinio ha più scatto. Prima della patch era così. Dopo la patch vedete come dopo due o tre passi il boost preso dagli explosive in partenza è molto più marcato. Però alla linea di centrocampo arrivano tutti quanti praticamente appaiati, con i lengthy leggermente avanti, gli explosive leggermente dietro e i controlled puri che arrancano un po'. Ovviamente se non parliamo di giocatori al top come possono essere i vari Mbappé eccetera, lo Wayran, che fanno uno sport a parte. Quindi la risposta a tutti i vostri dubbi è:
Gli explosive, gli explosive sono più utilizzabili, quindi trasformare i controlled in explosive se possibile, ma non imparanoiatevi perché i lengthy sono i lengthy e Bappea, Lowerhand, questi qua rimangono assolutamente forti. Altro cambio significativo riguarda l'intercetto del pallone durante l'affronta, quindi quando tenete premuto l'L2. Il giocatore ora è maggiormente in grado di prendere il controllo del pallone invece di farlo rimbalzare lontano dal giocatore. Vero? Ni. Su 10 volte mi è capitato comunque che su 6-7 la palla scappava, quindi non mi sembra questo in realtà un cambio così netto che in realtà sarebbe stato buono qualora si fosse realizzato. Maggiore precisione dei passaggi a terra, driven pass, quindi effettuati con il tasto del tiro a giro più la X, e sottolineo tasto del tiro a giro più la X, effettuati ai compagni di squadra davanti al portatore di palla in situazioni in cui il lanciatore non è sotto pressione da parte dei difensori. E vi dico, qui la differenza è epocale, questa è la parte principale di questo aggiornamento, i driven pass sono finalmente tornati e sono perfetti per andare a bucare le difese come per esempio la difesa 5. Quindi ci si era lamentati che erano impenetrabili ste difese, eccoci qua, ci hanno dato subito una chiave per cercare di rimediare, perché con 2-3 passaggi rapidissimi potete imbucare dietro le linee nemiche, come vedete dalle immagini che appunto ho registrato stamattina. Logica contestuale migliorata, quando si determina se una richiesta di contrasto in piedi deve portare un giocatore in difesa a seguire un contrasto o una strattonata. Questo onestamente non l'ho riscontrato più di tanto. Leggermente aumentata la probabilità che si verifichi un tiro spiovente quando si richiede un power shot, quindi più effetto quando fai power shot. Diminuita la velocità a cui può viaggiare la palla dai calci di punizione fatti con l'esterno, e qui purtroppo ho notato che i calci di punizione d'esterno entrano solamente se molto ravvicinati adesso. Leggermente diminuito il raggio richiesto a un difensore per tentare un contrasto senza che gli venga richiesto, quindi leggermente pelino migliorata la CPU che adesso interviene, si fa sentire, ma neanche in maniera così prepotente e fastidiosa ed invasiva. Maggiore consistenza nel colpire la palla se la palla era in aria. Vabbè, questo relativo. Poi, in alcuni casi un giocatore poteva impiegare più tempo del previsto per iniziare lo sprint con la palla, questo soprattutto su PS4, dove mancano gli archetipi di corsa. I portieri che a volte potevano anticipare i tiri troppo velocemente, soprattutto nell'1v1 quando si sdraiavano a cazzo di cane. Logica dell'arbitro migliorata durante la determinazione di potenziali falli da calcio di rigore vicino al bordo dell'area. Incredibile come gli arbitri ogni volta cercano di toccarli eppure rimangono sempre un po' così. In rari casi la telecamera non si posizionava come previsto per i calci di rigore. Quando si esegue un contrasto vicino alla laterale, i difensori a volte potevano calciare il pallone fuori dal campo più spesso del previsto. Questo è anche comodo, così magari si recuperano più palle. Voto che io personalmente mi sento di dare a questa patch è un glorioso 8, perché ripeto, la differenza sta tutta quanta qua. Finalmente, giocatori explosive che si sentono in quei primi 2-3 passi e anche sul lungo non è così deficitario. Maggiore precisione dei passaggi a terra, driven pass che ci danno finalmente un'arma per velocizzare le nostre manovre offensive, spesso troppo impantanate nella CPU. Quindi, ragazzuoli miei, che dirvi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se avete provato e cosa ne pensate. Io, ripeto, sono rimasto abbastanza soddisfatto di questo aggiornamento e per una volta hanno fatto un discreto lavoro ascoltando anche la community. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, un saluto da Vostro Liberoschi, a presto, ciao!